Vado a introdurre il primo ospite di oggi, direi che non potevamo iniziare meglio questa giornata. Lui è uno studioso di teologia neotestamentaria e dal 1997, con il suo romanzo saggio I Maestri Invisibili, ha cominciato a narrare la sua personale esplorazione, no, dei miti e dei territori dell'aldilà. In seguito ha pubblicato tantissimi libri, romanzi, saggi sullo sciamanesimo, sui testi sacri, sulla mitologia. E il suo lavoro ha un particolare riferimento al fenomeno degli spiriti guida. Molti dei suoi libri sono dedicati alla scoperta dell'aldilà, quindi non solo inteso come dimensione di esseri superiori, angelici o divini, ma proprio come struttura superiore della psiche di ognuno di noi, della mente. È da poco uscito il suo ultimo e attesissimo libro, Al di là del deserto, e con l'intervento di oggi, Vite passate, vite atemporali, iniziamo un po' a indagare e parlare del tema della reincarnazione. Quindi la reincarnazione, così come era intesa, no? Dagli indù, dagli egizi, dai greci, è una delle descrizioni più efficaci di alcune dimensioni temporali che la scienza attuale ancora non ha riscoperto. Signori, diamo il benvenuto a Igor Sibaldi e iniziamo ufficialmente il convegno. Grazie Igor. Buona giornata a tutti. Mi hanno dato il compito di cominciare il convegno. È sempre un rischio, lo sapevano già. Allora, primo, il più grosso problema, secondo me, il più grosso problema che possa essere legato a questi argomenti e alla reincarnazione in particolare è come ti senti quando ne parli con gli altri. Sia a casa, per esempio, con parenti acquisiti, con parenti invece proprio di famiglia, sia fuori, perché quando tiri fuori questi argomenti fuori c'è una reazione spesso, no, che tanti di voi conoscono bene, il marito per esempio, no, i genitori, figurarsi, che uno dice io credo in queste cose qua, avete presente com'è quella reazione? Una parte delle persone che non ci credono, anzi proprio la stragrande maggioranza di quelli che non ci credono perché pensano come si sentirebbero se fossero loro al vostro posto quando ne parlate. Cioè, se adesso ne parlo io, mi prendono per strano. Essere presi per strani non è neanche tanto male, perché almeno sei originale. Il problema è che di solito di queste persone che ti prendono per strano, una parte ti prende per manipolato. Cioè ci sei cascato perché qualcuno... E qui c'è anche un elemento, diciamo, sentimentale nel fatto di non crederci. Quelle persone che non ci credono, come dire, ci vorrebbero credere, però hanno avuto delle esperienze deludenti. Qualcuno gliel'ha raccontata in un certo modo e mentiva. Loro se ne sono accorti e sono rimasti male. Gli è capitato in tanti altri campi della vita, naturalmente, ma anche in questo campo che riguarda la cosiddetta spiritualità, come la si chiama di solito, con un termine che va bene sì e no. Anzi no, il termine va molto bene da un certo punto di vista, perché sapete che la parola spirito, voi tutti sapete il significato della parola spirito, no? Spirito è uno dei termini più deboli della teologia cristiana, molto debole perché è una parola oscura. Se ne parlate con un prete, vi dice che non ha tempo, che adesso ha da fare, per esempio. Ne parliamo dopo e va. No? Il teologo dice, beh, è complesso. Però che cosa sia di complesso non te lo dice e non lo semplifica mai. Spirito è una parola molto debole perché vuol dire tante cose. Per esempio, lo spirito è lo spirito del morto, no? Che è la cosa abbastanza triste, diciamo, in un certo senso, perché è lugubre. Però una battuta di spirito non è una battuta lugubre, come voi sapete. Lo spirito è quello che c'è nell'alcol, che annebbia un po' la mente, ma una persona che ha presenza di spirito non è che abbia il tasso alcolico alto per forza. Capite? Presenza di spirito vuol dire anzi lucidità. Con questi 4 esempi si vede come questa parola è sparita, come parola utile, cioè può essere di per sé facilissimamente manipolata. Non vuol dire niente di preciso, vuol dire 4 cose che sono l'una l'opposta dell'altro, se ne possono aggiungere altre, spirito di corpo, tutto il resto. 4 cose, una diversa dall'altra, vuol dire che questa parola è perduta. Perché se tu una qualsiasi parola devi chiedere in che senso, questa parola non va bene. E devi chiedere sempre in che senso, parlando di spirito. Quindi spiritualità può essere inteso anche come molto vago. Perché questa parola qui è debole? Io penso che sia per un motivo voluto. A un certo punto è stato sicuramente voluto nel passaggio dal latino alle altre lingue. Spiritus in latino vuol dire vento. Vuol dire solo vento. Vento leggero. La traduzione dal latino spiritus all'italiano spirito non è una traduzione, perché è togliere una sillaba. Togli la sillaba us e ci metti una o. Quello lì non è tradurre. Cioè, se in inglese tu hai scritto book, non traduci buco, no? Che sarebbe lo schema uguale. Perché non hanno tradotto spirito? Dunque, questo è successo quando? Beh, già 1200, 1200. Un po' perché non lo sapevano, già allora cosa volesse dire, e un po' perché a nessuno faceva comodo saperlo, perché c'erano già i roghi da un pezzo. Spirito vuol dire vento in un senso preciso. Il vento viene da altrove. È voluto questo. Un po' perché la gente non sapeva cosa voleva dire e un po' perché quelli che manovravano questa parola volevano che la gente non lo sapesse. Siccome vento è un qualcosa che viene da un'altra parte. Vento è una metafora, spiritus è una bella metafora che vuol dire tu sei dentro il tuo mondo, nel tuo corpo, nel tuo ambiente, nella tua realtà, nella tua dimensione, nella tua vita. E questo qui immaginano come, non so, un luogo che tu conosci o che puoi conoscere. Per esempio, noi siamo qui dentro, non conosciamo tutti quelli che ci sono intorno, però se vogliamo possiamo conoscerli. E pensiamo che tutto sia qua. Nel mondo tu pensi tutto è qua. A un certo punto arriva un vento da un'altra parte, che ti fa capire che c'è qualcos'altro fuori. Ma non che tu te lo immagini, arriva proprio il vento. È in questo senso che è usato sia spiritus, sia pneuma, sia ruach in ebraico, è sempre spirito. Arriva un vento da un'altra parte che ti fa capire che questo vento c'è e che quest'altra parte c'è. Non è un'intuizione, non è un pensiero, è una sensazione. Cioè, come fare così? Quindi c'è sul serio. È leggero, è vento, però c'è. Come dire, arriva una cosa con odore di primavera anche se è ancora inverno. Tu pensa, se fossi un vescovo o un cardinale, non ti farebbe piacere questo, no? Perché nella tua religione tu dai già tutto quello che devi dare. Se arriva qualcosa da qualche altra parte, tu ti preoccupi. Perché dici, magari è la concorrenza, sicuramente. Per esempio, quel comandamento lì, il primo che conoscete tutti, non avrai altro Dio all'infuori di me, non è il comandamento intero questo, non è intero, questa è una piccola parte. Il comandamento intero sarebbe, io sono Yahweh Elohim che ti ho liberato dalla casa degli schiavi, che ti ho fatto uscire dall'Egitto. Non prendere un Dio che non faccia quello che faccio io. Cioè evita un Dio che ti chiude, praticamente. Messo in italiano semplice, non avrai altro Dio lì fuori di me, lascia perdere lo spirito. Lascia perdere tutto quello che arriva da fuori. Capito? Quindi spirito è un elemento, diciamo, preoccupante. Essendo preoccupante è oscuro. È oscuro e viene lasciato nell'oscuro. Il padre si sa chi è, il figlio si sa chi è, lo Spirito Santo è una specie di colomba che svolazza, uno spray che gira per... E invece Quando una persona si interessa di queste cose, parla proprio sempre, inevitabilmente, di spirito. Cioè di qualcosa di cui la sua religione, la sua cultura, la sua scienza non gli danno ancora risposte. Cioè vento che viene da fuori. Le persone hanno paura del vento che viene da fuori, perché finiscono fuori dal gruppo, diventano outsider. Diventando outsider non si sentono protetti e quindi reagiscono male. Loro hanno una serie di certezze. Loro hanno la certezza fondamentale che oltre a non avere altro Dio all'infuori di me, non avrai altro io all'infuori di te. Cioè tu sei qua e stop. Nel cristianesimo la cosa è particolarmente evidente, perché è l'unica religione che non ha la parte prima di nascere. Tra le domande del catechismo, come voi sapete, il catechismo è questa bellissima invenzione che hanno avuto a un certo punto, farti un libro di domande. Vi ricordate com'era il catechismo, no? Cioè, chi ci ha creato a capo Dio. Perché? Per conoscerlo, amarlo e servirlo. Che è uno dei libri più autoritari che siano mai stati scritti. Di solito un libro ti dà delle opinioni, dei pareri, dei punti di vista, ma le domande le hai tu. Invece il catechismo ti dice no, le tue domande che hai tu non vanno bene. Ti dico io quali domande si possono fare. Lì ce ne sono tante di domande nel catechismo, non c'è la domanda dov'ero prima di nascere, esclusa. Tutte le altre religioni ce l'hanno, tutte, proprio tutte. Gli egiziani ce l'avevano. Beh, non ce l'ha l'islamismo, però quella è venuta dopo. Tutte le altre religioni precedenti ce l'hanno tutte, i greci ce l'avevano, presi gli egiziani, gli ebrei ce l'avevano, nei Vangeli c'è, nei Vangeli se ne parla. A un certo punto c'è un momento in cui Gesù sta attraversando il territorio di Erode e consigliano a Erode di prenderlo e di farlo fuori. Ma Erode dice no, ho già fatto fuori Giovanni Battista, questo qui è Giovanni Battista che è tornato. E quando uno torna, se lo ammazzi di nuovo, si arrabbia, no? Perché è uno spirito. Questa qui è una delle tante versioni della reincarnazione che ci sono. Questa qui è molto medio orientale, però è bella, vi consiglio di pensarci, perché è molto emozionante. Che si chiama Ibbur. Ibbur. Ibbur cosa vuol dire? Vuol dire, può essere Ibbur o dibbuk. Sono due tipi di cose diverse, scritte così come lo pronunciate, Ibbur e dibbuk, con la K in fondo. Ibbur è buono, dibbuk è cattivo. Ibbur è quando una persona di alto livello spirituale muore senza aver compiuto quella che si chiama una sua mitzvah, cioè senza aver compiuto una sua impresa che si era riproposto, allora gli serve un ritocchino di vita. No? Vuole un altro giro un po'. Allora chiede spiritualmente, capite cosa intendo, no? Nel vento, da fuori, chiede alla tua parte spirituale, alla tua parte fuori, se può prenderti in prestito. Tu non te ne accorgi nella parte cosciente, non te ne accorgi, ma gli lasci il posto, cioè tu è come se andassi a dormire e arriva lui. Da fuori non si vede niente, sei solo più brillante, sei più intelligente, no? Per un po'. Hai un modo diverso, hai una volontà diversa. Dici sempre io, la tua memoria è uguale, perché la memoria resta uguale, cioè tutti gli engrammi che ci sono nel tuo cervello rimangono uguali. Va via solo il proprietario, proprio il tuo io profondo va via, e viene il suo. E lui sta tutto il periodo che gli serve per portare a termine questa certa cosa. Per esempio, non si era laureato in fisica e tu a un certo punto senti un giorno un gran bisogno di laurearti in fisica che non ti eri mai interessato di fisica prima. Ti iscrivi a fisica, lui è contento, va via e tu ritorni e pensi cosa ci faccio io a fisica. No? Oppure ti laurei e dici ti laureo in fisica, cosa me ne faccio? Di solito l'Ibbur ti dà anche un dono quando va via. Come immagine è bellissima perché ti toglie proprio quella certezza fondamentale del tuo mondo che non avrai altro io all'infuori di te. Può darsi benissimo che quando tu dici io non parli di te. È bellissima come idea, eh? Vuol dire sii più intelligente di un sistema in cui si dice che dentro tu sei uno solo, è sempre uguale. Prova a vederlo criticamente da fuori, da una prospettiva più ampia. È un'idea meravigliosa. C'è nei Vangeli, praticamente Gesù a un certo punto, secondo Erode, è l'Ibbur di Giovanni Battista. Capite? C'è nei Vangeli, da noi non c'è. Da noi non c'è. C'era, come sanno alcuni di voi, fino a un certo secolo. Origene, per esempio, ci credeva. Sant'Agostino lo teneva presente, questa cosa. Poi sono arrivati i barbari e i barbari non capivano niente, proprio niente, erano insopportabili. 2 più 2 già li impensieriva come cosa. No? 2 più 2, 4, già cominciavano a prendere la spada perché pensavano che li stessi fregando. Figurati se tu gli spieghi che tu hai dentro diversi io. Allora è stato a un certo punto a Costantinopoli semplificato di questa cosa qui, cioè questa qui la lasciamo perdere, la riprendiamo dopo, quando si saranno un po' evoluti sti barbari che sono arrivati, cosa che non è mai più successa poi dopo da allora. E quindi il cristianesimo ci ha rinunciato e noi siamo senza. Il dibbuk, a proposito, è un'altra cosa ma negativa, cioè il dibbuk è un disperato, di solito l'immagine del dibbuk è uno che si porta sulle spalle uno scheletro, no? Il dibbuk è un disperato che è morto, che non, tipo Ghost, tipo il film Ghost per intenderci, no? Un disperato che è morto che vuole salutare qualcuno oppure vuole andare via, non riesce a orientarsi, allora fa anche lui, ti prende il posto del tuo io e devi liberartene. Sono idee che io trovo meravigliose perché se la nostra psicologia le considerasse complicheremo moltissimo la nostra psicologia e aumenteremo enormemente il campo terapeutico, perché tanti tuoi problemi non sono tuoi. Per cui, in base a quest'idea, la psicologia sarebbe restaurare realmente chi sei tu. Però naturalmente non c'è. Non essendoci nella religione, non essendoci nel mondo questa cosa qui, non ce n'è anche nella scienza. Vanno di pari passo abbastanza tutte e due. Hanno gli stessi problemi, diciamo. Ecco. Di fronte a questa situazione qui, qual è il comportamento, diciamo, vantaggioso da prendere rispetto all'insofferenza per lo spirito che hanno gli altri? Mi seguite, sì? Insofferenza per lo spirito vuol dire quelli che quando gliene parlate di reincarnazione storcono il naso e dicono mamma mia quella roba lì che credi no, milanese, quando io a quella roba lì non ci credo. Ma in tutti stupidà, no? Chi è che ha avuto questa esperienza a casa? Che non ne parli neanche più, giusto? Cioè te lo tieni per te, prima di parlarne scruti l'interlocutore. Sei normale o posso parlare di queste cose con te? Dà l'idea di conventicolo, no? Dà l'idea di corrente culturale, ha i suoi vantaggi, però pone anche un problema, un interrogativo che può essere interessante. Se loro hanno così paura, non è che mi segnalano che ho delle paure anch'io, tipo le loro, che non mi accorgo? Cioè, se loro hanno paura di questa dimensione spirituale, per tanti motivi, perché non è riconosciuta da altri, perché è manipolabile, eccetera, eccetera. Che cosa mi suggerisce il disagio che io provo parlando con loro e il loro disagio mi fa da specchio? Mi suggerisce un limite. Così come loro sono in difficoltà a mettersi al posto tuo, puoi fare lo stesso con loro. Cioè loro dicono, chissà come deve sentirsi lui quando parla di queste cose, che disagio deve provare, io non voglio provarlo. Allora, tu pensi di fare lo stesso. Chissà come si sentono loro, qual è la certezza che non vogliono mollare. Non è che magari ce l'ho anch'io. Ripeto, loro si sentono a disagio perché vorrebbero crederci, ma non possono. E quindi un po' ti fanno da specchio. Un po' potresti fare anche tu lo stesso. Cos'è di loro che mi tira magari indietro? D'altra parte, a me che cosa mi interessa quando parlo di spiritualità? A me interessa Qui, se qualcuno ha un'altra idea, a me interessa la conoscenza. A me interessa sapere. Ad alcuni interessa credere. Sono due cose diverse, come sapete. Allora, sapere vuol dire pensare, vuol dire muoversi su un terreno solido. No? Anche se stessi passando su un baratro, muovi su un terreno solido. Credere vuol dire non conoscere. Non conoscere. Per esempio, se io dico: guardate fuori, io sono appena arrivato, ho legato la bicicletta, sta nevicando. No? Allora, se uno vuole sapere, va a vedere se è vero o no. Uno può dire: ci credo che nevica, oppure non ci credo che nevica. E magari possono discutere gli uni con gli altri, ci credo o non ci credo, per vedere se è giusto crederci o non crederci. La discussione può anche fervere, cesserebbe di colpo la discussione se non andasse a vedere fuori se sta nevicando o no. Credere è non andare a vedere fuori. No? E non mettere in moto la modalità conoscere. Mi fido, penso che questa cosa sia una verità. Verità vuol dire, è una parola triste, verità. Verità è una parola apparente. Verità vuol dire fiducia. Di per sé verità non ha altro significato, sia etimologicamente, sia nell'uso psicologico, nel valore psicologico, è vero quello di cui mi fido. La verità implica sempre un credere, a un certo punto, cioè un condividere opinioni di altri. Oppure addirittura realtà. Realtà è una parola ancora più triste, realtà, tenete presente. Realtà è una parola proprio del... non esiste in latino la parola realis. Realis, reale, realitas. Non la trovate sul vocabolario latino, non c'è. Perché è una parola, si chiama, del latino barbaro, cioè successiva al VII-VIII secolo. Ripeto, i barbari hanno abbassato di colpo tantissimo il livello dell'intelligenza. Reale vuol dire cosale, soltanto cosale. Res vuol dire cosa, no? Reale vuol dire al livello delle cose, livello grado zero dell'intelligenza. Per il barbaro la capiva benissimo. Allora, questo qui è legno, questo qua no, loro sono seduti, io sono in piedi. Questo è il livello di realtà. Cose e basta. Se dici, ma a me sembra che no, questa non è più realtà, a me sembra che questo qui è già pensiero. Capite? Ecco, realtà è stare a un livello bassissimo. Tu puoi dire, guarda che quando io parlo di realtà intendo un'altra cosa. Tu la intendi, però quel qualcosa devi poterlo esprimere con una parola migliore, che non c'è. Non c'è. Cosa può essere? Verità no, realtà no. E verità è fidarsi. Conoscenza anche quella in italiano non è granché come parola, perché c'è il prefisso co, che per esempio non c'è in inglese. In inglese c'è knowing, knowledge, non c'è il with davanti. Conoscenza vuol dire, latino sarebbe noscere, per dire sapere delle cose. Conoscere vuol dire sapere con gli altri, cioè sapere qualcosa che tu puoi condividere con gli altri, anche con quelli che non ci credono. E quindi conoscenza ti limita tantissimo la parola conoscenza, per cui il co davanti. Verità ti limita perché è un fidarsi, è un credere, realtà ti limita perché è terra a terra. Tu vuoi un'altra cosa quando ti interessi a queste faccende qua. Tu vuoi scoprire delle cose. Ecco, tra le cose che ti impediscono di scoprire c'è un tuo aggancio di fratellanza, di somiglianza con quelli che non ci credono. C'è un aggancio che tanti condividono qui con loro. E da cui è bene liberarsi. Quell'aggancio lì, l'ho proprio già citato prima, è non avrai altro io all'infuori di me. Ognuno dentro di sé è sicuro che l'io sia un centro assoluto della sua personalità. E per io intende quello che lui sa dell'io. Nome, cognome, professione, ruolo familiare, storia passata e appartenenza sessuale. Sono questi 6 elementi che fanno l'io, che hanno costruito il tuo io qui in questa dimensione. Quelli che non credono in queste cose ce l'hanno fortissimo. Purtroppo ce l'hanno fortissimo che quelli che ci credono. Per cui quando per esempio parlano di reincarnazione, capita spesso di sentir dire da uno che ci crede: io adesso lavoro in banca, ma 2 reincarnazioni fa ero Caterina di Russia. Questa qui non è neanche spiritualità, questa qui è consolazione. Perché se io ero Caterina di Russia, io lavoro in banca più volentieri di prima. Adesso mi vedi così, no? C'ho la Ford. E insomma, non sono neanche vice direttore. Ma 2 reincarnazioni fa, io facevo dei numeri che per forza mi ci vuole una reincarnazione di riposo. Adesso mi sto rilassando prima di ricominciare a sfondare. No? Questa qui è consolazione, questo qui è fare le carezze all'io, no? Un consolare l'io del fatto di importare poco nel mondo. Tanti discorsi sulla reincarnazione sono fatti così, in Occidente e in epoca moderna. Provate adesso a mettervi oltre e col rischio di diventare come quelli che non ci credono. Adesso vi dico una cosa che magari avrà in voi la stessa reazione che voi trovate negli altri quando parlate di reincarnazione e loro non ci credono. Cioè vi trovate a destra della questione. Le tue reincarnazioni non sono tue. Provate a pensarle in questo modo. Le tue reincarnazioni non sono tue. Non è che tu sei stato tal dei tali, no? È qualcun altro, se vuoi qualcos'altro, che è stato Caterina di Russia e che adesso sta essendo te. Ma tu non sei stato Caterina di Russia. La parte che è in te appartiene all'aldiquà dello spirito, al linguaggio, alla verità, alla realtà, no? E alla conoscenza. Quella parte lì è solamente un involucro, anche se per te magari sembra che sia tutto. Automaticamente, magari non lo vuoi, non è che sei un narcisista tremendo, un vanitoso, un superbo, eccetera. Solo che per abitudine di pensiero pensi che sei stato quello e ti immagini tu vestito da Caterina di Russia con la stessa espressione da bancario che hai adesso, però, no? Vestitino è bello, ma gli occhi sono uguali, no? Ah, che somiglio anche. Questa non è spiritualità, ripeto, questo non è sentire il vento, questo è un po' chiudersi al vento, è già è chiudersi meno di quelli che dicono me che credi no, però è sempre un chiudersi, perché non voglio mollare il centro. Questo io. Non so cosa sarebbe di me se io mollassi l'io. Non avrei più neanche il pronome personale per indicarmi. Pensa te. Se io comincio a pensare, mi metto dal punto di vista di quello che si era incarnato, no? Di quello che nel 700 era Caterina di Russia e che adesso è me e che non è me, e cioè che mi usa me. È il mio Ibbur praticamente, no? Però costante, non temporaneo. Dunque, se tu ti metti dal punto di vista suo e ti vedi da fuori, il vantaggio immediato, meraviglioso, è che tutta una serie di tuoi problemi enormi che tu ti trovi ad avere e che ti sembrano grandi, che prendono tutto il tuo orizzonte, diventano meno importanti, perché li vedi più in piccolo. Diventando più piccoli, sono sempre uguali, solo li vedi in modo prospettico. Diventando più piccoli vedi già dove finiscono e li puoi attaccare meglio, li puoi risolvere e sciogliere meglio, perché non ti identifichi con loro. Però, ripeto, devi pensare che in te esiste qualcosa in più del nome, del cognome, della professione, del ruolo familiare e della storia passata. Che cosa? Quando tu dici il mio telecomando, stai parlando del telecomando dell'io, giusto? Quando dici la mia giacca, stai parlando della giacca dell'io, va bene? E quando dici il mio io, è l'io di chi? Fai un'ipotesi puramente grammaticale. È l'io di chi? Che pronome personale è? Io no, perché è già usato. Cos'è un tu, un lui, un lei? Che ne sai se lui o lei? Se plurale o singolare? Un noi, un voi? No? Ma un noi è una somma di io. Un voi no, perché lo sto usando io di persona, non può essere un voi. Di chi è questo io? Non c'è il pronome personale. C'è stato a un certo punto un tentativo da parte di uno psichiatra svizzero, che si chiamava Jung, di chiamarlo sé, no? È un tentativo molto timido, grammaticalmente anche molto svizzero, perché sé indica, in tutte le lingue, l'immagine che tu hai di te, ed è l'immagine che l'io ha, capito? È l'io che pensa su di sé e c'è il sé. Lui ha il sé, io ho il me, tu hai il te, pronome riflessivo, capite? Quindi il sé, grammaticalmente, è più piccolo dell'io. Quando Jung ne parla, del suo sé, dice che è grande, ma intanto lui lo sta pensando e lo sta descrivendo come se fosse un gatto di casa, no? Che ha delle potenze straordinarie, il mio gatto, un cane, il mio Fuffi, è una cosa straordinaria. Però è il suo sé, no? È lì. Ci sarebbe stata la parola bella se non la traduceva, era così gentile da metterla come era in sanscrito, Atman. Atman, in sanscrito c'è una divisione molto, molto bella, 4.000 anni fa, erano più avanti di noi, proprio è sconfortante questa cosa. Tutte le volte che avete qualcosa di sanscrito ce l'avevano già, loro ce l'avevano già, l'Odissea ce l'avevano già, l'Iliade la sapevano già prima, che c'era già l'equivalente. E l'hanno già risolto questa cosa. Atman vuol dire praticamente spirito, no? Letteralmente vuol dire quello che appartiene veramente, ma non a te. Quello che appartiene veramente a X. Non c'è la parola. E poi suddividono Atman limitato e Atman. Atman limitato è quello che tu puoi capire dell'Atman. Atman è quello che tu, come io, non puoi capire dell'Atman. L'unica possibilità che hai è spostarti tu nell'Atman e vedere il tuo io come se non fosse tuo. O meglio, vedere il tuo io come se non fosse io. Come se, neanche la lingua non sostiene più. Vedere il tuo io come se non fossi tu il tuo io. Come se fosse una cosa che è lì, che appartiene al suo tempo, e ti metti fuori. Allora sei proprio nello spirito. Lì non è che lo senti lo spirito, no, lì lo sei. E non ti importa più cosa dicono gli altri. Io soffio, io sono vento che passa. Non sono lì a vedere, ma lo senti sto vento? No, sono io il vento. Se non mi senti, è peggio per te. Questo dà una bellissima sensazione, molto bella. Il testo che ne parla di più, nel modo più preciso, è in Occidente, sono i Vangeli, soprattutto il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni è io, la parola che Gesù usa è io, però la usa sempre tra virgolette. Fateci caso, tutte le volte che Gesù dice io o me, la usa tra virgolette. E fa una distinzione ben precisa tra io, figlio del falegname, e io, alto, spiegando ai suoi discepoli che devono fare lo stesso. Quando dice, per esempio, l'io è la via, la verità, la vita, non sta dicendo io, Gesù di Nazaret, sono la via, la verità e la vita, che sembrerebbe propaganda elettorale. no? Vota Gesù, vota Gesù, vota Gesù. Già uno che ti dice io sono la via, la verità e la vita, se lo conosci ti è antipatico. Dici vabbè, insomma, no? Cioè se è la verità non c'era bisogno che me lo diceva. Oppure io e il Padre siamo uno. No? È un po' esageratino questa cosa qui. E invece quello che sta dicendo è guarda che in te c'è una cosa che non sappiamo come chiamare, che si chiama io, tra virgolette però. Ci sei tu e c'è quell'io, quell'Atman, c'è il tuo Atman limitato e c'è l'Atman. L'Atman è il punto a cui devi mirare. È fuori dal mondo, infatti si chiama, è nella zona della vita eterna. Vita eterna cosa vuol dire? Altra dimensione temporale. No? Una dimensione temporale tale per cui quando vai lì, tu Caterina di Russia la senti come se fosse adesso, capisci? E l'impressione, se ci provate, adesso potete provarlo mentre parlo, ci vuole 10 secondi per immaginarlo, se te lo immagini, dà una sensazione già di gioia e di energia che non avete un'idea, se non avete mai provato. Perché tu ti metti, non io il bancario, ero la Caterina di Russia. Questo dà una sensazione di oppressione, di conflitto, no? E allora voglio convincere gli altri, e gli altri non si lasciano convincere e cominciano i fastidi a casa, no? Ma io mi porto una dimensione con l'immaginazione, perché all'inizio non è nessun altro strumento, mi porto un'immaginazione tale per cui io vedo Caterina di Russia e me pari. Questo è essere fuori dal tempo. Mi vedo pari. Se tu ci provi a sentirla, è una sensazione, non è un'intuizione, non è un pensiero, è a livello di sensazione cutanea. Quasi, direbbe un barbaro, a livello di realtà. Anche se la realtà, purtroppo, normale discorso barbaro, non arriva a capire quello che sto dicendo io qua adesso. Per barbari mi riferisco, non è un termine dispregiativo, Unni, Visigoti, Gotti, Vandali, Burgundi, tutti questi che sono arrivati e che hanno interferito con la cultura latina già in decadenza. No? Ecco, la senti a questo livello e cominci a muoverti in una dimensione diversa. Il Vangelo ne parla, dice scopri questo io qua diverso, entra nella vita eterna, il regno di Dio è dentro di voi, no? Però non dentro il tuo io, lì dentro c'è poca roba, ci sono dei conti, dei ricordi, dei problemi, no, è dentro quell'io là, che è la tua parte più autentica, ma non la parte più autentica del tuo io. Mi seguite? E a questo punto naturalmente la grammatica non ti aiuta più, la sintassi non ti aiuta più, chi se ne frega. Sei in un mondo in cui le parole sono al di qua della spiritualità e le parole ti servono come servono le note musicali a un compositore. Sapete che il compositore, quando è un cialtrone, però il compositore normale, Beethoven, Mozart, non è che ha in mente la melodia. Quando si commette a comporre, non ce l'ha mica in mente. Ha in mente un'idea. Ha un'idea fluttuante, di cui lui non conosce assolutamente i tratti, ha un bisogno di esprimere, diciamo, e un senso di gioia o di tristezza profondi o di grandi intuizioni senza oggetto che non hanno ancora la forma. Lui ha il linguaggio musicale e cerca con fatica di esprimere con le note quella roba lì, ma non parte dalle note. No? Tu ti trovi nella stessa situazione. Quando ti metti nella posizione Atman, senti che quello che puoi dire non è mai preciso, sono come note musicali o come i quadri, come i colori di un pittore. Stai cercando in qualche modo di comunicare quello che tu senti attraverso le parole, sapendo che è quasi impossibile, perché le parole sono fatte per gli io. A quel punto la comunicazione tra le persone viene a livello più alto. Passi quello che hai da dire non attraverso le parole, ma in qualche modo nonostante le parole. E spero che sia quello che avverrà oggi. Che a un certo punto una persona qui mette come decifratore di tutto quello che sente questa idea: non sono qui per farmi consolare, sono qui per scoprire. Domanda: ma Gesù però la usa nei Vangeli la parola verità? Intendeva anche lui fidarsi? No. I Vangeli sono scritti in greco, pensati in greco, non in aramaico, sono scritti e pensati in greco da gente che parlava normalmente il greco nella vita quotidiana. Si vede dalla prosa. La parola greca verità è aletheia. Aletheia. Cosa vuol dire aletheia? Non corrisponde assolutamente alla nostra verità. È tradotto verità. Però questo può essere molto utile oggi. Allora, A è l'alfa privativo, come dire anemia, no? A vuol dire che non c'è, togliere, come dis in latino. Letheia, lethes, vuol dire due cose. Vuol dire velo e vuol dire dimenticare. Il Lete, no? Il fiume Lete, dove si perde la memoria per arrivare nell'aldilà. Aletheia vuol dire tolgo il velo, oppure sposto la tenda che mi tiene al di qua dello spirito, che mi tiene dentro il mondo dell'io e degli altri, della verità, della realtà. Sposto la tenda e vado oltre. E mi ricordo certe cose che ho dimenticato. È interessante questo ricordare, perché praticamente in questo ricordare della verità tu, Atman, fai ricordare a io, Atman limitato, certe cose che non sono nella memoria dell'io, ma sono nella memoria dell'Atman. Capito? Ecco, e questo vi auguro che avvenga durante la giornata di oggi e che usciate di qua ventosissimi. Grazie.